La situazione della sanità abruzzese è drammatica. A lanciare il campanello d'allarme è il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, che nel corso di una conferenza stampa ha riportato in particolare le osservazioni della Corte dei Conti, che ha analizzato i bilanci 2016 delle 4 ASL regionali. Secondo Febbo, il nuovo governo regionale riceverà un'eredità pesante in termini economici e finanziari, che potrebbero portare addirittura a un nuovo commissariamento della sanità. Noi pensavamo, così come c'era stato riferito, che il 2016 era un discorso chiuso, era stato chiuso con il 10 aprile 2018 al tavolo del monitoraggio, dove era stato presentato un deficit di 38 milioni e 600 mila coperti da soldi derivanti dalla contabilità separata del GSA. Se non che oggi la Corte dei Conti interviene e ci certifica che quei dati non sono veritieri, ma che il deficit non è di 38 ma è di 61 milioni di euro, quindi c'è una differenza di 22 milioni di euro. Io a questo aggiungo che c'è una causa intrapresa dalla curatela fallimento Villapini, dove il CTU, quindi credo che la causa sia ben delineata, perché il CTU del Tribunale che diciamo che sentenza che c'è un credito che vanta la curatela di 42 milioni, arriviamo a chiudere un bilancio solo per il 2016 con una perdita di oltre 64 milioni di euro. Io mi permetto di dire che anche la copertura iniziale di 38 milioni ha dei dubbi, tant'è che il tavolo di monitoraggio del 15 novembre 2018, dove le carte ci sono state un po' nascoste per tanti mesi, contesta questa operazione della copertura del GSA di 44 milioni di euro, che sarebbe la perdita del 2017. Quindi se facciamo la somma 2016, 2017 e 2018, io credo che questi signori ci lasciano un buco di oltre 200 milioni di euro. Credo che sia una cifra difficilissima da recuperare in tempi brevi, ma soprattutto che ci mette in difficoltà, perché non ci dà la possibilità di derogare al famoso decreto Lorenzin, che permette la deroga a condizione che ci sia stato il risanamento.